c'è i peluchi bianchi perché beh, è nera. C'è gli insetti. Ma cioè, che lascia stare. Ciao! Chi hai salutato? Signore che stava. Ma aspetta! Abbiamo il pubblico qua. Questo è finta come le cuffie. Ah, voglio spiegare una cosa. Le cuffie, molti me l'hanno chiesto. A cosa servono le cuffie? Non c'è il filo. Ma certo, è una presa in giro ai quiz, no? In cui ti metti le cuffie. È una cavolata che si era inventato lui. Comunque sia, grazie a tutti perché so che vi è piaciuta tantissimo la prima puntata di Ma che davvero? 21.000 C. No, perché c'è chi lo scrive con una C e una V. Però io non lo volevo fare anche tipo romanesco. Anche Pachi lo scrivono Pachi CH. Ragazzi, con la K. Lo dico con la K e la Y. Per chi non avesse visto il primo video, le notizie, perché molti ve l'hanno chiesto, le trovate in giro sul web. Noi creiamo le risposte anche false. Quindi, insomma, la parte più scioccante è quella, secondo me. Manco la notizia. Sono le opzioni che diamo noi. Stavolta però incominci tu. Togliamoci questa figura di merda all'inizio. Per veloce uno strato. I'm ready, yeah. Oh, e dai, una volta mi devi prendere in testa. Bella a tutti ragazzi. Non lo dovevo fare, scusa. Un ragazzo giapponese single, non riuscendo a trovare una fidanzata, ha deciso di A. trasformare la sua doccia nella sua ragazza. La doccia? Questa è la sua doccia. Questa mi sa tanto di inventare da te. Vai. B. si è fidanzato con sua sorella. Non lo so, un rapporto contorto. Sì, ma lì è contorta anche la sorella. Sì. C. finge una malattia grave per impietosire le ragazze. Non sarebbe neanche l'unico. No, infatti, si sottopone alla chirurgia plastica per somigliare a Demon Salvatore. Quello di The Vampire Diaries. No, oddio, sono scelta. Assurde tutte. Secondo me quella della sorella. Sono due pazzi sfrenati. La B. Non mi ricordo se A, B, C o D, insomma. È sbagliato. Ha trasformato la sua doccia nella sua ragazza. No, hai visto che non ero io? No, non il ci contorto. Posso. No, vabbè. Come ha fatto? Tutto è iniziato incollando una maschera sulla testa della doccia. Ha quindi incollato un corpetto imbottito di palloncini e ha poi realizzato le braccia con un nastro per pacchi. Faceva prima a comprarsi una bambola gonfiabile? Sì. Ti somiglia un po'. Ce la farò a indovinarne una. Georgina Harwood ha deciso di festeggiare il suo 100° compleanno. In che modo? A. parlando in un nightclub. B. travestendosi da Obama e distribuendo medaglie per strada. Da Obama? Questa te la sei inventata. Ma perché? Ma perché Obama deve distribuire sempre medaglie? Cioè perché? Cioè perché ha fatto un medagliere partecipando a una gara di scorregge. Lanciandosi da un aereo con il paracadute. Sono tutte assurde. Cioè questa ha 100 anni. Dai. Aspetta, fammi pensare. No, le scorreggia. Ma non perché ci sia qualcosa di male. Perché non. No, scusa, ma tu me hai no. fatto il tuo 18esimo. Non capito lì. Allora si è buttata dall'aereo col paracadute, ovviamente. Sicuro col paracadute? Quindi la D. Sono tutte assurde. Non mi ricordo la lettera. Si è buttata dal paracadute. Ma io da presentatore di un quiz devo dire. Quindi la D. Dopo 3 anni di quiz, adesso mi dirà. 2 anni di challenge. E qualsiasi altro gioco di YouTube. Hai indovinato Nadia? Veramente? Lanciandosi da un aereo con il paracadute. Dai, ma è sopravvissuta? L'aveva già fatto quando aveva 92 anni. Ma che davvero? Cosa. Ma che davvero ci vuole? Nel suo 100° compleanno, insomma, l'ha rifatto. Si è voluta sentire una ventenne, quindi la. Ma io manco a 20 anni. Eppure è una di quelle cose che dentro di me dico un giorno lo farò. Terza domanda. È l'ultima, sì. È anche l'ultima. Sarei un po' scocciato. Ah, sì, tu vuoi rispondere, vuoi vincere. Un uomo pakistano sta cercando di. No, Pachi, un uomo pakistano sta cercando di realizzare un desiderio molto particolare. A. fare un. Cioè, fare un duetto con Justin Bieber. B. riuscire ad avere 100 figli. No, dai, è biologicamente impossibile. 100 figli. C. duplicare il libro di Nadia Tempest prima dell'uscita e venderlo come prova. È vero che la presentazione a Milano, ma a San Siro lo presento io il libro. È ovviamente falsa. Non lo so. Come non lo so? D. riuscire a trasformarsi in un piccione per volare e cagare in testa alla gente. Mi fanno male gli addominali. Un po' di addominali. Cioè il suo sogno è trasformarsi in un piccione e cagare in testa alla gente che gli sta antipatica. Sì. Questo è il mio sogno in realtà. Cioè perché un piccione? No, invece una quaglia. La prossima volta beh, mettiamo. Beh comunque anche le quaglie la fanno. La prossima la volta fatta. Mettiamo la quaglia. Cioè anche se tu mettessi incinta tua moglie ogni 10 mesi, quando devi iniziare e quando devi finire, secondo te? Quando vai meno pausa questa? A meno che di dov'è lui? A meno che non sia l'unica moglie. Then them doors swing. All my the window screaming money in the thing. Aspetta. Mi sorprende la tua intelligenza. Perché magari ha un tipo di cultura religiosa diversa. Però potrebbe anche essere, non lo so, cristiano e ho sbagliato. Chi? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Me ne vado, vi giuro, ho appena fatto il video in cui metto le tue battute peggiori. Te lo giuro. Vedo che Cristiano Ronaldo si fa chiamare Cristiano su Instagram.
Il pakistano che vuole avere 100 figli. È sempre lui. Io penso che tra un po' nevicherà. È riuscita Nadia nell'impresa di indovinare due domande. Ha già 35 figli. Sì, ma con mogli diverse, questo voglio sapere. Sì, sì. Hai indovinato Nadia. Okay. Brava. La tua voce è proprio genuinamente contenta. In Cina, un uomo ha deciso di rinnegare sua madre perché A, quando la presentava ai suoi amici, iniziava a scorreggiare. Oh, notare le scoregge. Faceva da colonna sonore. Sì. Questa non è male. Io onestamente sarei anche grato. Aveva i peli delle ascelle lunghi un metro. Era troppo brutta e si vergognava di lei. Le puzzava l'alito come un cesso otturato. Che risania. Quindi ho tirato di fusa perché Beh, secondo te, ma dobbiamo fare questi discorsi davvero? No, perché è importante capire. Anche i peli delle ascelle potrebbe essere. Io sto facendo vabbè, un metro che se li faceva crescere come i capelli. Nelle classifiche ora sì, abbiamo visto di peggio, ragazzi, è vero? Non lo so, io non le vedo. Fuck you. Senti, secondo me era troppo brutta. Maledizione. È giusto. Per lui era davvero troppo brutta. Questa donna si è presentata a casa del figlio, voleva portare un regalo al nipotino e lui ha chiuso la porta in faccia, ha detto che era troppo brutta e si vergognava perché vestiva come una contadina. Cioè dai, come ti rendi conto? Ragazzi, non posso andare avanti. Dai, seconda notizia. Un uomo ha inventato un metodo per dimagrire davvero originale. Esatto, dai. Come non fare questa domanda a te che sei un personal trainer? Dai. Mettersi sua moglie sulle spalle, salendo e scendendo le scale della sua abitazione. Cioè, a mo' di agnello, di pecora. Smontare e rimontare l'armadio della sua camera da letto una volta al giorno almeno. Cioè, non lavora questo, cioè passa il tempo a smontare. Fare 50 squat col suo labrador in braccio. Camminare per mezz'ora al giorno con una roccia di 40 kg sulla testa. Tipo le ragazze che portano i cesti sulla testa senza farli cadere. Lui la roccia. Il gran sasso in testa. Vattene ora. Vattene. Senti, secondo me montava e rimontava l'armadio. Potrebbe essere una trovata dell'IKEA, che ne sai? Insomma, alla fine... Col cane in mano. Ah, quindi il cane, confermi? Usci, preparati. Camminare per mezz'ora al giorno con una roccia col gran sasso. Tra l'altro ha perso quasi 10 kg in un mese, il primo mese. Sì, ma li ha messi in testa. Dai, andiamo all'ultima domanda. Vai. Una ragazza ha provato a riconquistare il suo ex fidanzato facendo cosa? Ha tentato di darsi fuoco sperando che lui la spegnesse. Torcia umana. Si è tuffata nel fiume sperando che lui la salvasse. Cogliona, scusate. Si è fatta fare un'ottava di seno e si scriveva da sola escile sui social per farlo ingelosire. Lo ha ricattato con le foto di sua madre nuda. Senti, secondo me le foto hot della mamma. Si è buttato nel fiume rischiando di annegare per farsi salvare. Ti giuro, io mi sarei buttato, avrei fatto i 100 metri passando a fianco. Ti spiego. Spiegami. Il fidanzato l'aveva lasciata, ma si è messo con un'altra. A un certo punto ha chiesto un confronto con tutti e tre, quindi anche con la ragazza, la nuova ragazza di lui. Lei si butta nel fiume del parco in cui si erano incontrati e ha iniziato a urlare: salvami, dimostra alla tua ragazza che ci tiene ancora a me. Anche l'attuale ragazza, vista la scena dell'ex, si butta pure lei nel fiume per costringere a scegliere, no? Praticamente lui che fa? Chiama la polizia, i pompieri, insomma, aiuto. E intanto si tuffa a salvare l'attuale ragazza, lasciando l'ex ragazza. Cioè, ma veramente sta cosa? È vero, è vero. Cioè basta che è un albero. Voglio una medaglia da Obama. No. Da signora di 100 anni travestita da Obama. Va bene ragazzi, fateci sapere se questo video vi è piaciuto con un pollice e arriviamo a 30.000 like. Un altro video, ma che davvero. E noi, cioè la vincitrice e il perdente, ci vediamo al prossimo video. Ciao.